L'attrice sta per diventare nonna per la prima volta ed è al settimo cielo. Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Chavarro. Il parto dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP è previsto per il prossimo febbraio. Al settimanale Nuovo Eleonora Giorgi, che si appresta a diventare nonna per la prima volta, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla coppia, che si è formata proprio nella casa più spiata d'Italia. L'attrice 68enne ha in primis fatto luce sulla questione nome. Il bebè in arrivo dovrebbe chiamarsi Gabriele, ma la Giorgi ha spiegato che una decisione ufficiale non è stata ancora presa dai futuri genitori. Gabriele è al momento la prima scelta di Clizia e Paolo, ma non c'è nulla di definitivo. La coppia, infatti, sta ragionando pure su altri nomi. Nel frattempo ha fatto un passo decisamente importante: l'influencer e il conduttore hanno acquistato una casa a Roma. Per amore di Paolo Chavarro, con il quale sta allargando la famiglia, Clizia Incorvaia ha deciso di lasciare Milano, dove viveva fin dai tempi dell'università, per trasferirsi nella capitale. A tal proposito Eleonora Giorgi ha dichiarato: il loro primo passo è stato quello di comprare una casa a Roma e di fare un mutuo. Non hanno pensato all'affitto perché erano sicuri di voler gettare le basi per il loro nido. Sono stati davvero incredibili. Non me l'aspettavo. Paolo, di colpo, è diventato uomo e padre. Un grande cambiamento.